Allora, adesso cambiamo pagina perché oggi cerchiamo anche di aprire una questione un po' più leggera. Oggi è Halloween, che è una festa dibattuta. Qualcuno la festeggia, qualcuno invece la trova orrenda. E io ho collegata con noi, la ringrazio, Francesca Tropea, content creator, benvenuta. Grazie mille, buon pomeriggio, vi ringrazio per avermi invitata. Allora, Francesca, prima di capire, insomma, tu che cosa fai, soprattutto nella tua terra, che è la Calabria, io vorrei, sentire insieme, vedere insieme questo video che hai lanciato su TikTok e che riguarda proprio la Calabria. Ecco, abbiamo visto dei luoghi inquietanti. Francesca, tu racconti sempre, spesso e parli sui tuoi social con chi ti segue di questi temi, di una festa che è stata descritta cara soprattutto alla generazione Z perché ci consente, consente comunque anche di mettere una maschera, di essere un po' quello che non si può essere nella realtà, ma appunto provarsi in diversi ruoli. Ce la racconti dal tuo punto di vista? Sicuramente, allora io sono sempre stata affascinata da questa festa, forse perché sono nata il 25 di ottobre, quindi quando ho festeggiato i miei compleanni sin da piccola, avevo dei regali sempre a tema Halloween molto stregoneschi e questo ha plasmato anche un po' la mia visione della vita, un po' macabra, ma sempre ecco, con un piglio abbastanza leggero. Quello che voglio fare sui miei social è fare vedere come dei luoghi del passato, che purtroppo ancora oggi sono in stato di abbandono, riescono però a trasmettere anche qualcosa di positivo, quella che veniva definita appunto la bellezza della decadenza. Halloween è una festa che mi sta particolarmente a cuore perché, grazie ai miei studi nel corso degli anni, ho potuto scoprire che non fa parte solo ed esclusivamente della tradizione americana, quindi questa festa molto eccentrica, anche definita consumistica, ma fa parte anche della tradizione italiana. Ci sono delle regioni, come ad esempio la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, in cui questa tradizione era presente fin dai tempi remoti, quindi è sicuramente Che qualcosa cosa di si molto, faceva? molto Ci dici di più? interessante. Che cosa si faceva appunto in quelli che tu definisci tempi remoti? Perché la principale obiezione che si fa contro questa festa è che appunto è di importazione, non ci appartiene. Tu ci stai dicendo una cosa diversa. Cosa si faceva quindi? Assolutamente sì. Satriani, un grandissimo antropologo, diceva che in realtà la festa in America era stata portata dagli emigranti calabresi, dagli emigranti europei che finirono poi appunto in America, perché per esempio nella provincia di Vibo Valentia, oltre appunto a realizzare dei dolcetti tipici nel giorno, in queste giornate dal 31 fino alla ricorrenza dei morti, si fanno appunto questi dolcetti che si chiamano proprio ossa dei morti a forma di osso umano, si andava in giro per il paese con delle zucche scavate o comunque degli ortaggi capienti scavati a chiedere le offerte per i defunti. Ed è bellissima questa cosa perché se si pensa appunto che oggi ci si maschera per diventare appunto altro da sé, secondo appunto diversi antropologi, il mascherarsi significa portare con sé l'essenza dei defunti, divenire al posto, diciamo, essere una persona diversa per far entrare il defunto nel mondo dei vivi e quindi cercare delle offerte in questo senso. Vorrei parlare anche di quanto è tornato in qualche modo in auge l'occultismo, soprattutto tra i giovani, soprattutto fra i social. Vogliamo vedere prima, c'è un altro video che tu hai realizzato che invece ci presenta quello che accade negli Stati Uniti. Lo guardiamo insieme. Beh,
Beh, sono immagini veramente, a parte accattivanti, suggestive, diverse, lontane da quello che accade qui, naturalmente. Però torniamo sulla questione legata appunto all'occultismo. Allora, intanto specifico che il video è di una bravissima creator che si chiama Vegnarok, che anche lei è calabrese, realizza video, diciamo, è una food content creator, quindi crea delle ricette meravigliose a tema anche stregonesco. In ogni caso, sì, chiaramente in America è qualcosa di molto molto eccentrico, e l'occultismo, diciamo, anche grazie al ritorno del paganesimo, una nuova religione, si chiama neopaganesimo, è nata proprio negli ultimi decenni e porta in auge appunto quasi un culto legato alle stagioni, quello che quindi si faceva in passato, curare la terra, stare al passo con i tempi, vivere una vita più lenta. Quindi l'occultismo in realtà sì, sembra qualcosa di macabro, però in realtà segue proprio l'andamento delle stagioni, e la festa di Halloween è proprio questo, quindi un momento di passaggio dall'estate, dal caldo, a quello che sarà l'inverno cupo, ed è il momento in cui si può comunicare con i morti, ed è proprio Samhain. E ci stai dimostrando insomma il fascino che esercita più che appunto il timore. Che cosa si farà in Calabria? Abbiamo visto quei luoghi, si festeggerà anche lì, soprattutto i ragazzi festeggeranno lì, si maschereranno dunque. Devo ammettere che negli ultimi anni in Calabria sono spuntati tantissimi eventi a tema Halloween, e secondo me si sta andando avanti anche magari con gli studi per approfondire il folklore della nostra regione, che è vastissimo e anche molto molto interessante. C'è un fascino che riguarda anche l'ignoto, anche un po' il dolore, è così? L'idea che comunque sì, tutto non possa andare sempre bene, e in ciò ritrovando anche però un elemento positivo. Assolutamente, qualcosa che negli ultimi anni è mutato, io l'ho visto appunto essendo presente sui social, si è sempre di più mostrata la vita reale, se così si può dire, quindi quella non patinata, una cosa che avevamo un po' perso. Ci siamo completamente allontanati dal mondo del dolore in tutti i sensi, anche dal mondo della morte, da una certa prospettiva, quindi adesso si sta tornando un po' di più a interiorizzare anche questo, e anche a livello psicologico credo che sia molto molto importante. Grazie, grazie Francesca, e buona festa di Halloween a questo punto. Grazie a voi, grazie mille.